Ragazzi, sta per entrare, mentre io non lo so. Speriamo bene. Vabbè, a parte gli scherzi, contento oggi? Per ora sì, manca 30 secondi per recupero, quindi la seguiamo insieme fino alla fine. Per ora sì, qua, dai, che cazzo fa a casa Scandalot? Fuori c'è un ogro dentro Mete, questo è un bel cambio perché si mette un po' su difensiva, poi Mete, dopo quel che ha regalato, allo United... C'è sempre da prendere le cose con le pinze, però un cambio difensivo comprensibile, non c'è da fare gol, ma c'è da evitare di subirlo. 4 minuti di recupero, perfetto, quindi rimaniamo in live. Allora, ne approfitto per fare un po' la sintesi, un po' dirvi quello che penso su questa partita. Allora, come da titolo, contento? Sì, però ci sono tante cose da rivedere, scusate, sto guardando. Allora, la partita finalmente offensivamente è stata gestita bene. Le occasioni più clamorose questa volta per fortuna le abbiamo capitalizzate, tranne Ibra che ha sbagliato un gol sotto porta, ragazzi, che non è da lui. Cioè, probabilmente l'avrebbero sbagliate anche altri, però da Ibra non mi aspettavo un errore così. E ovviamente dietro concediamo poco, perché a parte il palo di Pezzella, vai, già lo permette, l'ho detto ragazzi, l'ho detto, già lo permette, ma perché? E abbiamo concesso veramente poco, perché Donnarumma straordinario non ne ha fatti, hanno preso un palo e hanno fatto due gol. Quindi, se ho premiato la difesa fino all'ultimo video, credo che comunque non funzionavamo davanti, ma funzionavamo dietro, però perdevamo perché i gol non si facevano, non perché ne prendevamo troppi. Oggi mi tocca dire il contrario. Per ora, che funzioniamo bene davanti, ma poco dietro. Ormai rimane... per cose di liberi, palla fuori, benissimo. E rimane il fatto, ragazzi, che la partita è stata gestita bene. Poi, ragazzi, le palle inattive ormai è una croce che ci portiamo dietro da una vita. Le palle inattive. Io, ragazzi, vabbè, che questa è una punizione calciata da Dio. Donnarumma l'ha toccata. Forse ho oscurato anche dalla visuale, come nel secondo gol ho oscurato la visuale. Però più che altro è stato un fallo sciocco, un fallo inutile della lotta che poi dopo l'ha anche replicato e la punizione dopo poi è finita, tanto lo so di Ibrahimovic, quindi meglio così. E se finisce così, ragazzi, è un risultato molto utile e speriamo che ci dia un po' di respiro, perché l'avevo già perso, è vero che è una partita da recuperare. E nel caso di vittoria comunque però rimarremo sopra, tanto qua Ibra non aggancia questa palla. Mi è piaciuto Ibra, a parte quel che ha sbagliato. Mi è piaciuto alla fine Tomori, ma mi sono piaciuti un po' tutti. Oggi non mi è piaciuto Tonali e ho visto un centrocampo molto, molto in difficoltà all'inizio. Poi con l'ingresso di Bennacer le cose sono veramente cambiate. E di lì in poi Milan a centrocampo mi è piaciuto. Brahim Diaz fino al gol lo stavo insultando in tutte le lingue del mondo. E in realtà poi si è dimostrato un bel, insomma, un giocatore che ha fatto la differenza, perché ha trovato i gol di peggio. Scusate, ma sto cercando di seguire le notifiche, che parlo un po'. Sono tre cose insieme. Qua mi dà la partita che è finita, la notifica, quindi siamo a posto, ragazzi, finisce 2-3, posso anche chiudere la TV. Adesso vado a prendere le pizze, quindi video molto veloce. Ma ragazzi, oggi sostanzialmente non c'è da dire niente, più che altro la fase difensiva è un po' stata, a mio avviso, migliorabile, perché prima abbiamo concesso un fallo stupido, e la seconda, sì, grande, grande giocata di Vlahovic, ma anche lì bisogna fare molta più attenzione.
Bene Ibra, bene Sally Makers, bene Calhanoglu ragazzi, che finalmente dopo qualche partita dove tipo era un assente ingiustificato, oggi Calhanoglu è tornato a dire la sua. La cosa negativa è che mi sono beccato due assist contro il fantacalcio di Kier, ma quelli sono dettagli. Vittoria importante più che altro in ottica futura, perché se questa partita serve per smuovere un po' le acque, per dare un po' più di verba alla squadra, per portare anche un po' di autostima ai nostri giocatori, per ormai poterci guadagnare il secondo posto, perché ormai le cose stanno così, ben venga. Quindi ragazzi, l'analisi è finita, perché già la partita ha parlato da sola per chi l'ha vista. Errori molti meno rispetto alle ultime partite. Dobbiamo continuare così. E quindi ragazzi vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi al canale. Oggi è uscito il video di Felice Mastronzo, quindi vi invito ad andare a vedere perché è molto molto simpatico, molto carino. Ci vediamo a mezzanotte e mezzo su Twitch perché ci sarà GTA Online per chi volesse dopo Napoli. Prima vado in live con Calcio Reale, come tutte le domeniche. E dopodiché andrò su Twitch, il mio canale Twitch ragazzi, trovate i miei video, ci sono tutti gli indirizzi vari. Grazie della visione e con le reaction ci vediamo tra 2 settimane perché dovrebbe esserci la pausa se non vado errato. Fatemi controllare. Sì, c'è la pausa quindi ragazzi. Ci vediamo sabato 3 aprile nel primo pomeriggio dove faremo la reaction di Milan Sampdoria e vi dico già che potrebbero essere problemi e ci sarà un cambio di location molto probabilmente. Ciao a tutti.